Buonasera, direi che possiamo partire. Volevo fare una breve introduzione per inquadrare, seppur in modo semplicistico, l'argomento di cui parliamo di questa sera. A partire dal famoso 68, anno della contestazione giovanile studentesca, e convenzionalmente fino al 1984, si crea in Italia una situazione conflittuale, terroristica e sovversiva che va sotto il nome di anni di piombo, in cui movimenti e organizzazioni sia di destra che di sinistra attuarono tutta una serie di strategie stragistiche e terroristiche per destabilizzare, pur con obiettivi diversi, la situazione istituzionale italiana, con recrudescenze che si rimanifestarono sporadicamente poi dalla fine degli anni 90 fino al 2003. L'ultima vittima fu l'agente della Polfer, Emanuele Petri. Cito alcuni numeri, alcuni dati, non sempre omogenei, ricavati da numerosi siti internet, solo per dare un'idea immediata dell'ampiezza del fenomeno, senza entrare nel merito. Tra il 1969 e il 1987, fine degli anni 80, ci furono in Italia ben 14.591 episodi di violenza terroristica, tra attentati individuali e stragi di varie dimensioni, che hanno lasciato sul terreno 491 morti e 1.180 feriti, qualcuno cita 5.000 feriti. Dal 74 al 2003 le Brigate Rosse e altre organizzazioni armate di sinistra firmano circa 130 omicidi, colpendo magistrati, docenti, forze dell'ordine, eccetera, in sostanza tutte quelle figure rappresentative della società italiana. Nel solo 1979, anno di massima espansione del terrorismo nel nostro paese, si registrarono circa 2.500 attentati, uno ogni 7 giorni, firmati da 215 sigle di sinistra e 55 di destra. Ancora, tra il 69 e l'84, compagini estremiste di destra organizzarono ben 8 stragi, da Piazza Fontana a Milano, passando per Gioia Tauro, Peteano, Brescia, l'Italicus, il Rapido 904 e la stazione di Bologna, che è stato l'episodio più sanguinoso del terrore in Italia, con 85 vittime innocenti, per un totale, questo delle stragi, di 690 feriti e 150 morti. Quindi una lunga, vera e propria guerra in tempo di pace, le cui vittime erano quasi sempre dei cittadini inermi, dei simboli in divisa degli uomini impegnati nel loro lavoro. Questa sera però affrontiamo solo un aspetto di questa storia tragica che ha insanguinato l'Italia per molti anni, quello della versione nera, con particolare riguardo al ruolo che alcune persone hanno avuto in queste vicende, in Veneto, Verona e anche a Colognola. Verona nella strategia della tensione è il titolo del ponderoso lavoro che hanno pubblicato recentemente a quattro mani gli autori Alessandro Tuttino, architetto e insegnante universitario, e René Verza, neurologo e medico di famiglia. Un benvenuto e un ringraziamento quindi doveroso a loro per aver accettato il nostro invito e grazie anche a Giorgio Tricarico che conduce la presentazione. Grazie e buon ascolto. Il Presidente della Biblioteca ha già anticipato alcune linee della serata. E non ha mancato nella conclusione di dire che però questa sera affronteremo, visto che questo è il tema del libro, ovvero una strategia della tensione, una parte che però è la parte vera della strategia della tensione. Non voglio contestare i dati dell'intervento del Presidente della Biblioteca. Ci sono altri dati che parlano in maniera esattamente contraria. C'è addirittura, leggo sotto mano, il dizionario di storia della Treccani, laddove cita il settimanale inglese The Observer, che nel dicembre 69 parla chiaramente di uno stato di tensione e una paura diffusa nella popolazione, tali da far giustificare, addirittura auspicare, svolte di tipo autoritario. Però ci arriveremo dopo magari. Io volevo, in premessa volevo dire questo,
Di solito il cosiddetto bravo moderatore, io non faccio parte di questa categoria sicuramente, usa un luogo comune all'inizio di una serata e dice che è un onore e un piacere presentare gli autori di un libro. Ora, che per sia un onore non v'è il minimo dubbio, cioè io presento due autori che sono contemporaneamente anche amici e con i quali ho condiviso anche esperienze. Quindi è sicuramente un onore per me essere qui questa sera. Sul fatto del piacere, magari quello un po' più discutibile, nel senso che trovarsi nel 2015 ancora a discutere, a dibattere, a presentare libri di questo genere, vuol dire che non abbiamo risolto la nostra storia, non abbiamo ancora elaborato, si può dire, il lutto della Seconda Guerra Mondiale. Non abbiamo ancora, in Italia non siamo ancora riusciti ad essere una democrazia compiuta. Se abbiamo bisogno di terroristi di tutti i colori, se abbiamo bisogno di servizi segreti deviati, se abbiamo bisogno di corpi dello Stato che a seconda delle convenienze dirigono i loro interessi da una parte e dall'altra, significa che la nostra non è una democrazia compiuta. Significa che abbiamo ancora molta strada da fare. Significa che viviamo in Italia dove, è un'Italia parallela, dove ci sono alcuni settori che vanno per conto loro, che ci passano sopra la testa, che compiono azioni ovviamente eversive, che sono state veramente tante, decidendo a priori quello che dovrebbe andare bene anche per noi. Quindi proprio una, direi una prima considerazione, che sarà poi anche la prima domanda, forse la seconda che farò agli autori, è che noi non siamo uno Stato libero, o lo siamo parzialmente, o lo siamo stati parzialmente. C'è questa speranza che magari questi fatti non debbano ripetere, anche se è una speranza piuttosto vana, perché se voi avete seguito recentemente, cose di pochi giorni fa, la storia di Roma, di Massimo Carminati, terrorista dei NAR, legato alla banda della Magliana, in combutta con le varie mafie della capitale, direi che c'è poco da sperare. Poi, ieri, è di ieri, 24 febbraio 2015, un articolo dell'Espresso che dice: chi è l'uomo nero della Lega Nord, amico di Massimo Carminati e Flavio Tosi, l'ex terrorista boss di Mafia Capitale, ritratto di un fascio leghista. Poi, se volete, possiamo anche parlarne. Quindi, che la faccenda non sia compiuta, risolta, elaborata, questo mi pare che sia un primo dato assodato. Mi piacerebbe cominciare però con la domanda che penso chiunque vorrebbe rivolgere agli autori, anticipato il Presidente, ma Alessandro Tutino è stato partigiano, architetto, urbanista, professore universitario e si è infilato in questo tipo di lavoro. Forse ancora più sorprendente è il dottor René Verza, neurologo, medico, che si è infilato insieme con Alessandro Tutino in questo lavoro, che ha richiesto credo qualche anno di indagine. Un'indagine che magari qualche storico sopraffino potrà contestare da un punto di vista, non lo so, strutturale, anche perché è fondata soprattutto su un concetto di cronaca di fatti, quindi un concetto di cronaca, anche se nelle prime pagine c'è chiaramente un tentativo di dare completezza a questi fatti. Allora la prima domanda che io vorrei rivolgere a Alessandro Tutino: come nasce questo tipo di lavoro? Come nasce? Cioè, perché abbiamo ritenuto di pubblicare questo libro? Abbiamo ritenuto di pubblicare questo libro quando ci siamo resi conto che il materiale che avevamo in mano era di grande interesse e di grande attualità. Quello che mi conforta anche stasera è di trovare conferma anche nelle parole che sono state dette prima del fatto che questo libro è ancora di attualità. Purtroppo potremmo dire,
perché è di attualità per considerazioni che sono tutt'altro che positive, che incoraggianti. Direi che sicuramente si può confermare attraverso la documentazione che noi abbiamo raccolto che l'Italia è stata, forse in parte lo è ancora, non sappiamo bene in quale misura, uno Stato a sovranità limitata. E la cosa più preoccupante è che di questo stato di cose noi tutti, cittadini italiani, a cominciare da noi autori del libro, dobbiamo dire che non ci siamo mai accorti o non ci siamo mai resi conto sufficientemente, non abbiamo mai saputo reagire, protestare, far sentire la voce come dovrebbe accadere in una democrazia allenata, di far sentire la voce dei cittadini, perché il potere ha sempre coperto tutto. Il potere nel suo complesso, non qualche partito di destra o qualche partito di sinistra, destra, sinistra, tutti hanno coperto tutto e continuano a coprire tutto. Qualche anno fa è stato presidente del Comitato per i Servizi Massimo D'Alema. Uno potrebbe dire, beh, finalmente uno dell'opposizione che va a mettere il naso nei servizi segreti che hanno tanti scheletri nell'armadio, forse tirerà fuori qualche cosa. Silenzio totale. Non è stata detta una sola parola. I conduttori dei servizi segreti italiani, quando è stato presidente della Commissione Massimo D'Alema, erano gli stessi di sempre, e cioè gli stessi anche del periodo fascista, perché non erano mai stati cambiati da nessuno, e nessuno ha trovato niente da dire. Nessuno ha fiatato, nessuno si è domandato come mai, andava bene per tutti. Allora, noi abbiamo pensato che valesse la pena pubblicare questo libro perché ci siamo resi conto che il materiale che avevamo era abbastanza interessante, per non dire addirittura scottante, e in alcune pieghe lo è. Non è tutto scottante, diciamo, ma ci sono alcune cose che, se chi legge questo libro, può notare che non sono mai state dette da nessuno, mai state rivelate, nonostante che qui siano rivelate come notizie provate e documentate. Certo, ci sono condizioni che più o meno sapevamo tutti. Credo che tutti noi abbiamo sempre saputo che la CIA metteva il naso dappertutto e che quindi eravamo controllati dai servizi segreti americani, degli Stati Uniti. Però non abbiamo mai saputo che la CIA organizzava insieme a Ordine Nuovo un'attività sovversiva vera e propria. Non abbiamo mai saputo che la CIA forniva armi alle versioni di destra. E questo è documentato viceversa qui dalle deposizioni, quindi da atti pubblici incontrovertibili. È documentato questo e altro cose sulle quali vale la pena di riflettere, di ragionare e di capire, cercando di capire. Abbiamo ancora qualcosa da capire.
Come siamo arrivati ad avere questa documentazione? Ecco. Questa documentazione è stata raccolta con un lavoro paziente e faticoso, immagino, da René Verda. Come mai è venuto in possesso di questa documentazione? Allora, René Verda ed io abbiamo lavorato per diversi anni ai LASI, prima per aiutare la minoranza consiliare e a fare il suo mestiere di opposizione e poi per interessarci appunto dell'attività dell'amministrazione comunale, piani regolatori eccetera, soprattutto attraverso un giornale che abbiamo pubblicato per 15 anni credo circa, che si chiamava Il Lasi allo specchio, forse qualcuno l'ha visto negli anni scorsi, abbiamo smesso di pubblicarlo 2 o 3 anni fa per mancanza di fondi, ma su questo giornale ci siamo fatti le ossa sulla valutazione dell'attività dell'amministrazione pubblica e quando ai LASI si è avuto una tornata elettorale felice nella quale l'amministrazione di centrodestra è passata al centro-sinistra, René Verza è diventato consigliere comunale, poi membro della giunta, poi anche vice sindaco e quindi è entrato anche più in maniera più approfondita nell'attività di questa amministrazione comunale. Cosa è successo? È successo che René Verza è stato incuriosito dal fare la conoscenza di un personaggio dell'amministrazione comunale di centrodestra che manifestava un atteggiamento, un comportamento alquanto discutibile di estrema destra, ma in maniera molto pesante. E, incuriosito, è andato a cercare notizie sul passato, sull'attività di questa persona e ha scoperto che da giovane aveva fatto parte anche lui di Ordine Nuovo Veronese, aveva trafficato, nascosto armi, fatto cose non gravissime, anche quando è stato arrestato e giudicato non è stato poi praticamente non è stato condannato, le cose che aveva compiuto non erano rilevanti, ma insomma nel suo piccolo e da giovane aveva fatto la sua parte e però a questo punto Verza è stato incuriosito e ha cominciato ad andare a cercare chi erano gli altri, con chi lavorava e lì è venuto fuori una sequenza di notizie su questi personaggi che facevano parte di Ordine Nuovo a Verona che ha rappresentato una consistente informazione su vicende delle quali avevamo notizie molto superficiali e invece andando ad approfondire sono venute fuori cose di estremo interesse che naturalmente potete andare a riscontrare se avrete la pazienza di leggere il libro. Però, mentre raccoglievamo, quando Verda ha raccolto tutta questa documentazione, ci è venuto in mente che valesse la pena appunto di darne pubblicità, di far conoscere
al maggior numero di persone possibile tutte queste considerazioni delle quali eravamo venuti in possesso e quindi abbiamo deciso di farne una pubblicazione. E devo dire che oltre alle notizie di quanto è stato operato da Ordine Nuovo a Verona, quello che poi è emerso da tutta questa lettura, da tutte le considerazioni fatte, riguarda non solo Ordine Nuovo, ma tutto il passato di quel periodo e questioni aperte che ci riguardano un po' tutti, come avevamo accennato già prima, e cioè il fatto che dagli anni 60 agli anni 90 in Italia è successo di tutto, sono successe cose assolutamente inaudite senza che nessuno abbia fatto una piega in sostanza. Ma non è che possiamo considerare che meno male siamo stati abbastanza tranquilli e non è successo niente di grave. Il problema serio è che nessuno di noi si è preoccupato di sapere, di capire a sufficienza e infine di reagire, di far valere una essenziale dovere democratico, che è quello di far sentire la voce della cittadinanza. La cittadinanza non si è espressa, quindi siamo tutti responsabili di non aver saputo aprire gli occhi, aprire le orecchie, cercare di capire, cercare di sapere di più e infine di dire che non eravamo d'accordo se era il caso. E questa è una delle considerazioni che anche nella conclusione del libro ci lascia un interrogativo molto, molto angoscioso, diciamo pure, perché ci pone il problema di che cosa fare, che cosa dovremmo fare per evitare che si possa ripetere qualche cosa di simile. Insomma, la nostra conclusione poi non è molto originale, perché in sostanza concludiamo che bisogna insegnare ai ragazzi a leggere di più. Dovremmo tutti leggere di più. Dovremmo tutti leggere di più per sapere di più e per capire di più, in maniera che ci possa anche venire voglia di far conoscere di più la nostra opinione. E attraverso l'esempio, forse, i nostri ragazzi e i nostri giovani imparerebbero a leggere di più, a capire di più, a sapere di più, ad essere dei migliori cittadini per domani. L'intervento di Alessandro Tutino ha un po' anche anticipato la domanda che invece volevo fare a René Verza. E secondo te che percezione hanno i giovani, tu hai anche due figli dell'età giusta, che percezione hanno di questo periodo storico? Come l'hanno vissuto attraverso i racconti di chi ha qualche anno di più ovviamente? Buonasera. Beh, i miei figli sanno benissimo cosa bolle in pentola perché mi hanno visto lavorare 2 anni su questa cosa qua e quindi mi vedevano tutte le sere e mi chiedevano cosa stavo facendo e gli dicevo sì, guardo atti processuali, guardo il processo di Salvini a Milano, guardo il processo di Piazza Fontana, guardo questo, guardo quest'altro, quindi non loro Salvini, sapevano... Non Salvini, Matteo Salvini, Nato Salvini, si chiama Guido Salvini questo, ed era un magistrato che è stato il primo magistrato che ha messo le mani in pasta e che ha ricostruito la vicenda di Ordine Nuovo in Italia. Purtroppo è un magistrato che è ancora relativamente giovane, perché è più giovane di me, quindi meno 60 anni, e che adesso, a forza di essere spodestato dai suoi
perché tutti questi giudici naturalmente venivano rimossi, spostati, arrivava Carnevale che aggiustava i processi, in Piazza Fontana è stato aggiustato da Carnevale, quindi vuol dire tutti i giudici che muovevano le acque a seconda del piacere del potere. E Salvini è stato invece quello che ha costruito il processo e ha interrogato tutti questi soggetti. Tornando a quello che diceva Giorgio, i giovani non hanno minimamente la percezione, ma neanche i giovani, neanche i meno giovani, neanche quelli della mia età, qual è stata la gravità di questa vicenda, perché voglio dire, il dopoguerra italiano è un dopoguerra che è stato quello che ha raccontato prima Alessandro Tutino, cioè è stata una ricostruzione in cui è arrivato il benessere economico, ma non è arrivato il benessere democratico. E questo si è visto dalla strutturazione dell'apparato amministrativo in Italia, soprattutto da parte di quello che erano i servizi di sicurezza, di quello che erano i servizi della difesa, di quello che erano i servizi della polizia, anche a Verona e soprattutto a Verona. Basta pensare, voglio dire, che tutto il personale fascista dei servizi segreti è stato integralmente spostato ai servizi segreti civili del dopoguerra. Non si è mosso nessuno, non è stato messo da parte nessuno, e i vari personaggi che poi troveremo nella questura di Milano, che troveremo nella questura di Verona, che troveremo nella questura di Brescia, cioè tutti i luoghi in cui sono avvenuti i processi, sono gli stessi soggetti che avevano un ruolo di potere nel periodo fascista, sostanzialmente. Quindi non si è spostato niente. Noi non abbiamo avuto questa percezione, noi più vecchi. Meno di noi ce l'hanno avuto i giovani. Perché quando è nato tutto questo, quando sono nate tutte queste vicende, nel momento del post 68, 69 è stato l'anno d'oro, no, per gli estremisti. C'è stata Piazza Fontana, prima di Piazza Fontana in tutta Italia c'è stato l'agosto del 69 in cui sono esplose bombe in ben 10 treni, questioni che non ricordiamo adesso, ma i 10 attentati sono venuti sui treni in quel periodo. E fatalità agosto, Bologna agosto. Perché agosto? Perché agosto era il momento in cui si faceva paura, la gente andava in ferie, la gente pensava ad altro, quindi la strage era conveniente, vuol dire, facevano un affare perché la gente era nelle stazioni, la gente andava in giro, quindi aveva altre cose in mente. E questa è la realtà. I giovani non hanno la percezione perché nessuno glielo racconta. I libri di scuola non ne parlano, ovviamente. I testi non ne parlano. Cioè, la ricostruzione che abbiamo fatto qui dentro non c'è in giro, non c'è un libro che parli meglio di noi, perché non è che dicano il nostro libro sia fatto bene, anzi, è una ripresa, non è neanche storiografica, è una ripresa della lettura degli atti processuali di quel periodo e la ricostruzione dei personaggi che giravano a Verona, non abbiamo preso tutti gli altri, però tutti gli altri compaiono man mano sulla scena e compaiono anche oggi sulla scena, perché Massimo Carminati, Mafia Capitale, il mondo di mezzo, lo definiva, era il soggetto che coniugava l'appartenenza a Ordine Nuovo con la partecipazione alla banda della Magliana e uccideva, nel senso che ne faceva fuori, non dico uno alla settimana, ma se voi leggete la storia di Massimo Carminati è una cosa impressionante. E Ordine Nuovo di Verona, Sofiati per esempio in particolare, che era qui di Colognola, aveva la trattoria su al monte, aveva contatti costanti con l'avanguardia nazionale a Roma, e Massimo Carminati faceva parte dei NAR che fiancheggiavano l'avanguardia nazionale.
C'è una storia che ho letto questi giorni su uno dei vari articoli che girano sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, sul Fatto Quotidiano, che si interessa molto. Barbaceto, per esempio, è un giornalista che si interessa molto di queste vicende. C'è un soggetto qui, che nel Veneto, che trafficava armi, era di Milano, trafficava armi, uccideva. Ha ucciso il giudice Amato, se non so se lo ricordate, che indagava sugli estremismi di destra, e questo qui si chiamava Gilberto Cavallini, era un soggetto che faceva la spola da Colognola, Verona, Venezia, Padova, andava a Roma, trafficava in armi, le armi qui che sono state ritrovate a Colognola facevano parte di una partita di giro di quel tipo, le portava a Roma, facevano gli affari e Massimo Caminati le comprava Massimo Caminati da questi qui. C'erano i fornitori, e da dove venivano queste armi? Qualcuno doveva portarle, quindi c'era l'armiere che le vendeva, c'era chi le contraffaceva. Il personaggio che è chiave di questa storia si chiama Carlo Di Giglio, poi vi racconterò di Carlo Di Giglio. Ma era lui che poi le manometteva e poi le dava a Massimo Caminati e alla banda di Roma. Cioè, questo giro esiste tuttora, oggi. Massimo Caminati, bene, era libero quando è stato preso. Ed era uno che ha ammazzato, e fatalità, ogni volta che aveva un processo, o perché c'era un condono, o perché c'era insufficienza di prove, o perché gli hanno sparato quando era andato a voler portare il frutto della rapina delle banche di Roma in Svizzera. Gli hanno sparato, di fatto lo chiamano ercecato, perché gli hanno sparato in faccia al confine con la Svizzera, perché lui voleva portare in Svizzera i soldi della banda della Magnana. E Gilberto Cavallini, che era quello che portava le armi di qua di là, c'era anche lui. Non solo, adesso abbiamo il presidente Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è fratello di Piersanti Mattarella. Piersanti Mattarella è stato ucciso dalla mafia, ma sono stati condannati i mandanti di quell'omicidio, non gli esecutori. Gli esecutori, almeno da quello che sono le realtà processuali, sono Fioravanti, Bologna, sono Massimo Caminati, sono Gilberto Cavallini, torna dalle nostre parti. Cioè, il giro che avveniva era un giro che non era localizzato, perché noi sembra quasi che noi scriviamo questo libro per focalizzare Colognola, Verona, la CIA di Verona. Invece no, se uno poi si tiene presente i nomi e va a leggersi gli articoli di questi giorni, rientrano questi nomi, girano ancora questi nomi. Cavallini è al termine quasi della sua condanna, fra un po' ritornerà libero, ma è accusato di qualcosa come 20 omicidi, voglio dire, non è che sia uno qualsiasi che gira, no? Eppure ci sono. I giovani non se ne ricordano, il nostro primo presentatore, che è stato Gerardo Colombo, giudice di Mani Pulite, tutto lo conosceremo, spero che lo conosciate, ha detto che, secondo un sondaggio che è stato fatto, insomma, il 90% afferma che queste stragi sono state compiute dai brigatisti rossi. Non è stata compiuta nessuna strage da parte dei brigatisti rossi, neanche una. Sono sempre stati omicidi mirati contro persone ben precise, giudici, poliziotti, sindacalisti, insomma, personaggi pubblici, ma non hanno mai affermato o non hanno mai firmato una strage. C'erano gli effetti collaterali che configurava la strage, cioè loro quando uccidevano qualcuno uccidevano anche la scorta, quindi la strage era questa, era la strage, cioè uccidevano, allargavano gli omicidi. Perché purtroppo per il poliziotto che doveva proteggere questi
questi personaggi c'erano, quindi per loro erano i primi a rimetterci la pelle. Moro, voglio dire, chi si ricorda i nomi dei poliziotti che sono morti come sostenitori o protettori della figura di Moro? Nessuno si ricorda. Quindi Falcone nessuno si ricorda. Quindi la strage era in questi termini, fatta dalle Brigate Rosse, era una strage per effetti collaterali, chiamiamoli così. Ma invece la strage vera e propria, cioè la volontà di buttare le bombe in mezzo alla gente per uccidere il massimo numero di soggetti possibili, era il tipico atteggiamento delle brigate, di Ordine Nuovo e di tutto quello che girava intorno all'Ordine Nuovo, perché Ordine Nuovo non è una sigla così. Ordine Nuovo è una delle tante sigle che girano alla Guardia Nazionale, alla Fenice a Roma, vuol dire ce ne sono a decine che girano. Poi è morto Ordine Nuovo, che era nato come movimento politico Ordine Nuovo, poi è diventato, siccome Taviani l'ha messo fuori legge nella fine degli anni 60 e 73, mi sembra, novembre 73, rinasce come centro studi Ordine Nuovo. E i soggetti che facevano parte prima del movimento politico Ordine Nuovo poi si chiamavano centro studi Ordine Nuovo. Alcuni rientravano nel movimento sociale, perché il movimento sociale bene o male fiancheggiava questi soggetti. E perché entravano nel movimento sociale? Perché nel movimento sociale c'era, loro lo chiamavano il grande ombrello, forse anche il partito di sinistra aveva il grande ombrello per i brigatisti, probabilmente sì, non dico di no, ma loro avevano le figure politiche che erano responsabili di questo, prima di tutte Pino Rauti, voglio dire, Pino Rauti è il fondatore di Ordine Nuovo, Pino Rauti è quello che poi è rientrato nel movimento sociale perché Almirante gli ha detto, senti, se tu li riporti sotto di noi, escono dalla illegalità di Ordine Nuovo e tutto si ripulisce. Verona viene chiuso il centro di Ordine Nuovo in via Scudo di Francia, di fronte alla Bottega del Vino, per intenderci, che era la sede di Ordine Nuovo, e tutte le figure che bazzicavano quella sede, Soffiati, Spiazzi, insomma, tutti questi personaggi vengono in qualche modo riciclati all'interno del movimento sociale. Chi rimaneva fuori, a Verona, per esempio Massagrande, ricorderete il nome, va a finire che espatria. Va a finire espatria, dove espatriano tutti questi? Espatriano in Sud America, no? Espatriano in Argentina, espatriano in Paraguay, espatriano in Uruguay. Perché? Perché là c'erano regimi militari, sono quelli che hanno permesso, per esempio, ai fascisti nel dopoguerra di espatriare. E anche a Verona esistevano organizzazioni che permettevano agli ex fascisti, o a quelli che erano ancora scoperti, o agli ex nazisti addirittura. C'erano addirittura degli ex nazisti che vivevano in Italia, a Verona, che bazzicavano a Verona, che facevano le visite segrete a Verona, per esempio uno si chiamava Karl Haas, amico e braccio destro di Priebke, forse ardeatine, che tuttora, fino alla morte, ha preso la pensione INPS come soggetto che era collaboratore, quindi inquadrato nel sistema protettivo dell'Italia, o come si raffiguravano questo sistema protettivo. Allora, vuol dire, tutto questo è un'organizzazione che noi non conosciamo, non lo conoscono nemmeno i giovani. Figurarsi, i giovani liceali, vuol dire, non lo sanno, non ci arrivano perché non ce l'hanno mai raccontata a noi e non la racconteranno neanche a loro. Allora noi l'abbiamo scritto perché anch'io non lo conoscevo, vuol dire. Io sono arrivato per pura curiosità, per coincidenza, per la conoscenza di questo personaggio che mi ha incuriosito, e da lì è nata tutto lo scoperchiamento di quel sistema. Colognola è particolarmente coinvolta in questo, è coinvolta perché grosse figure abitavano qui, prima di tutto tutti era Marcello Soffiati,
che era colui che materialmente ha portato la bomba da Venezia a Verona, dove aveva una casa in via Stella, un appartamento. Da lì la bomba è stata portata a Milano e da Milano è stata portata a Brescia, Marcello Sofiati, stragi di Brescia 1974. Lui personalmente, Colognoli Colli, si è fermato qui. Minetto, Sergio Minetto, faceva parte di un sistema all'interno della, di Palazzo Carli, non so se conoscete Palazzo Carli. Palazzo Carli è la sede della SETAF in via Roma, tutti lo conosciamo se passiamo, non facciamo mai caso poi il nome delle cose, ma comunque Palazzo Carli è quel palazzo che sta di fronte a Castelvecchio all'inizio di via Roma, dove c'era una palazzina e dove c'era un'organizzazione di soggetti di ordine nuovo, Sofiati, Minetto, e poi c'erano dei capitani americani che sono stati inquisiti. Uno era David Carrett, si chiamava, ed ha agito a Verona fino al 74, e poi un altro che si chiamava Teddy Richards, il quale è andato avanti fino al 79-80. Fatto curioso, uno dirà, ma come fai a sapere questa cosa, no? Il secondo personaggio, che si chiama Teddy Richards, viene coinvolto a Verona in un traffico d'armi. Praticamente cosa succede? Assalgono una banca, una cassa di risparmio, mi pare che fosse Santa Lucia. Nelle indagini, le indagini puzzano praticamente e ritrovano delle armi a casa di Sofiati, a casa di Teddy Richards, a casa di un altro personaggio, adesso non mi ricordo il nome. Spiazzi. Comunque, questi vengono imprigionati, vengono imprigionati, vengono portati, allora c'erano gli arresti preventivi piuttosto lunghi, vengono tenuti un mesetto in carcere, a un certo momento vengono liberati. Ritrovano non solo armi, ritrovano anche esplosivi. Ora le armi potevano essere collezionisti, dicevano loro, no? Ma gli esplosivi non erano giustificabili, voglio dire, esplosivi erano bombe, voglio dire. Viene arrestato anche questo Richards, no? Sparisce dalla circolazione, aprono il processo, vabbè, questi vengono condannati a qualcosa come 2 settimane, mi pare, di carcere, poi vengono liberati. Viene ripreso il processo, cioè viene ripreso il faldone del processo da parte di Felice Casson, che tutti conosciamo, nell'80 rotti, 82-83, e va a vedere quel faldone in cui compare quella vicenda, Richards, capitano americano. Ebbene, nel tribunale di Verona non si trova più quel faldone, non c'è più, è sparito completamente. Sofiati stesso dice: ho pagato bene per far sparire quel faldone. Allora vuol dire il potere era in combutta col contropotere, chiamiamolo così, era in combutta con la malavita. Tutto era organizzato in maniera perfetta, tutto in funzione di che cosa? Di un ordine che non doveva passare, di un ordine di e in quegli anni c'era la possibilità che le sinistre si avvicinassero al potere. Ricordiamoci che poco prima la Grecia era arrivato il governo dei colonnelli, no? Colpo di Stato della Grecia era lo stesso principio che doveva agire in Italia, la strategia della tensione, creare attentati, creare subilamento, creare confusione, creare tutto questo in funzione del fatto che la colpa non era di quelli di destra, ma era di quelli di sinistra. Difatti l'attentato di Piazza Fontana, il primo attentato, è avvenuto 12 dicembre, è avvenuto con la speranza che Rumor mettesse lo stato d'emergenza, mettesse il coprifuoco, mettesse l'Italia in condizioni di creare uno stato
non più di diritto, ma lo stato di polizia. Non l'ha fatto, perché ha preso paura dal movimento della cerimonia dei funerali, c'erano più di 1 milione di persone in Piazza Duomo, e c'era un movimento da parte del Partito Comunista sostanzialmente che era disposto a quel momento lì a dire no, a questo non ci stiamo più, oltre quel passaggio voi non andate, oltre quella misura non potete andare. E Rumor non ha avuto il coraggio, di agire, e quindi gli hanno fatto un bel attentato l'anno dopo, no, anzi tre anni dopo, alla questura di Milano, una commemorazione Calabrese, che era stato fatto fuori da uomini di sinistra, era stato fatto fuori da Sofri e compagni. Durante una cerimonia di commemorazione viene scagliata una bomba di un soggetto che è passato da Colognola, di un soggetto che è stato educato a Colognola, di un soggetto che è stato portato a Verona via Stella, che gli hanno messo in mano la bomba, che l'hanno mandato a Milano a buttare la bomba. Questo soggetto si chiamava Gianfranco Bertoli, non il cantante, omonimo, Gianfranco Bertoli. Qual è stato preso, l'hanno visto tutti gettare la bomba, quindi è stato uno dei pochi riconosciuti colpevoli, tutti gli altri sono stati salvati da Carnevale. E un altro che è stato riconosciuto colpevole, l'unico dichiarato colpevole che si onora tuttora, se voi andate, dopo vi dirò un sito, tuttora si onora di riconoscersi colpevole di quella vicenda che ha compiuto, è Vinci Guerra, attentato di Peteano, 4 carabinieri uccisi, il quale candidamente ancora oggi in carcere con l'ergastolo dice, ha un sito suo che si chiama Archivio di Guerra, potete andare a vedere su internet, il quale ricostruisce con onestà intellettuale perfetta la sua partecipazione a Ordine Nuovo, la sua partecipazione a quel massacro. Ecco, sono andato un po' fuori tema perché... Sì, ci sono tanti, tanti nomi, tanti fatti, c'è anche una localizzazione ben precisa. Ecco, rispetto a questo, magari è un discorso che potrebbe anche dare fastidio a chi abita in questa zona o chi abita a Verona, ma quando ci sono troppe coincidenze è chiaro che la faccenda non funziona. Verona è centrale nei movimenti di destra. Verona è la città che ha ospitato la Repubblica Sociale. Verona è la città che ha avuto nel dopoguerra la sede del comando americano, la SETAF e l'EFTASE, prima che fosse prima la SETAF fosse spostata a Vicenza. Quindi ci sono fatti, ecco, non sono solo coincidenze. Io volevo chiedere a Alessandro Tutino se da cosa può derivare, che tipo di interpretazione si può dare di questo fatto. È una delle domande che ci siamo posti anche nel libro. Perché Verona? Addirittura potremmo dire anche perché la Valle di Ladi, visto che era un centro particolare. Ma perché Verona in sostanza? Il veronese? Le risposte che tentiamo di dare sono diverse, sono molteplici. Tradizionalmente Verona è sempre stata una città di destra, diciamo, una città dove il Partito Comunista ha contato sempre pochissimo, una città senza classe operaia perché non è mai stata una città che si è sviluppata sull'industria e quindi di classe operaia ce n'era poca.
Ma una città che, la cui economia per molto tempo è stata basata sull'agricoltura come attività produttiva e sul terziario, sul commercio e sul terziario avanzato più recentemente. E sono attività, è un complesso sociale che non ha mai favorito la formazione di una politica della sinistra che abbia dato luogo a discussione, a confronto e che abbia influito sull'organizzazione sociale. Poi ci sono altri fatti che hanno contribuito. Per il Veneto in generale dobbiamo ricordare che, essendo una regione di frontiera rispetto al mondo che era degli stati satellite dell'Unione Sovietica, era appunto regione di frontiera e quindi anche luogo dove si installava l'esercito americano, l'aeroporto di Aviano e l'aeroporto di Vicenza e la caserma di Vicenza, che non mi ricordo più come si chiami, ma Ederle. E a Verona Setaf nato al Palazzo Carli via Roma. Altra nota che può avere in una certa influenza è la relativa scarsa indice di scolarizzazione e di attività culturale. Il Veneto è statisticamente molto indietro rispetto alla scolarità e anche rispetto alle attività culturali in generale. E questo comporta una arretratezza di formazione culturale che può favorire un orientamento di ribellione di destra proprio, di rancore di destra. Sono diversi motivi che possono avere quindi concorso. Diciamo poi che tradizionalmente Verona è stata una città fortificata, quindi piuttosto chiusa verso l'esterno. Una città che non ha mai avuto scambi fortissimi con il resto della nazione, con il resto della regione neanche, e la chiusura degli scambi, la relativa chiusura, è anche questo un elemento che favorisce l'orientamento conservatore. Questi sono motivi che possono avere concorso. Il risultato comunque incontrovertibile è che qui si è concentrata questa attività e Ordine Nuovo di Verona è stata una delle formazioni più forti che hanno agito in senso come organismi di destra anche stragisti in Italia. Beh, è chiaro che i due signori che sono qui, due, siamo in quattro, ma i signori intendo gli autori del libro, potrebbero parlare per giorni e giorni, perché cioè, chi affronterà questo libro è una miniera incredibile di dati, di notizie e anche di considerazioni storicamente molto valide. Chiaro che non possiamo esaurirle qui in questa serata. Io volevo aggiungere rispetto a quanto detto appena adesso
Alessandro Tutino, che non bisogna dimenticare che Verona è anche sempre stata sede di forti insediamenti militari. La Rosa dei Venti, ad esempio, altro movimento eversivo, contava sul generale Nardella, che si è nascosto, inseguito da mandato di cattura, si è nascosto in una villa di Marcellisa, ecco, tanto per... Quindi vuol dire un po' tutto sì. Torna nella discussione di questa area particolare, che è poi la nostra città, la nostra provincia. Prima sarebbe interessante, credo, lasciare spazio al dibattito e eventuali domande. Prima però René Verza voleva aggiungere qualcosa riguardo... Sì, l'analisi che ha fatto Alessandro mi pare che è un'analisi condivisa, voglio dire, quando abbiamo scritto questo libro questa era la motivazione. Poi sul fatto che Verona sia una città con una scarsa propensione all'industria, quindi con una scarsa, cioè molto avviata verso il terziario e quindi molto meno su quello che era il mondo pareistico di quel periodo, cioè vuol dire non era Torino, non era il triangolo industriale d'Italia, di contrattare, però c'era che le stesse figure che giravano a Verona giravano anche a Brescia, no? C'erano queste le due città. Brescia è venuta dalla strage perché a Brescia e Verona i contatti fra ordine nuovo di queste città era proprio intrinseco, cioè erano tutte persone che giravano da una parte all'altra. E Brescia al contrario non è una città del terziario, ma è una città in cui la grande industria, gli Lucchini, voglio dire, è molto forte. E poi è una città in cui ci sono parecchie fabbriche d'armi, no? C'è la Beretta, c'è la Franchi, c'è la Otto Melara, ci sono tutte quelle aziende che operano all'interno del sistema militare. E tutte e due le città cosa hanno in comune? Hanno in comune il processo di Verona e la Repubblica di Salò, no? C'è una connivenza praticamente territoriale fra queste due città che portavano i soggetti a girare fra Salò, Brescia, Verona, la provincia di Verona, perché proprio geograficamente era una zona molto limitata. Tutti gli altri venivano ad attingere da qui la forza, la vasta manovranza di questo Soffiati, voglio dire, che conoscete tutti qua a Colognola, era la bassa manovranza, ma era la bassa manovranza che aveva in mano armi a gogò, aveva in casa sua, in via Stella, sotto il letto, quando è stato arrestato, aveva Geninite, che era praticamente l'esplosivo per far esplodere che non so che cosa, voglio dire. Cioè aveva tanto, un quantitativo talmente enorme di possibilità, ed era in contatto con tutti gli avversari di quel tipo e con tutti i commercianti d'armi che si trovavano proprio lì, Brescia, Verona. Milano era un distaccamento quasi di Brescia. I grossi movimenti fascistoidi erano a Brescia. Una settimana prima della strage di Brescia, un ragazzo di Brescia, che si chiamava Silvio Ferrari, e la sua combricola viene a ordine nuovo a Verona, si trovano in un centro che si chiama Carlo Magno, che è dalle parti dei mutilati sostanzialmente dietro Piazza Bra, dove c'era sede, dove c'era Spiazzi, dove c'erano tutti questi qui, e organizzano, no? Vanno via, dopo 2 o 3 giorni, 10 giorni prima della strage, questo Silvio Ferrari lo trovano con una bomba sulla labbretta, e esplode lui di notte, no? Dopo aver fatto nei giorni precedenti 3-4 attentati alle coppe di Brescia. Cioè vuol dire tutte le armi di quel periodo giravano di qua. E questa è la caratteristica territoriale, vuol dire, no? Bene, se lasciamo spazio al dibattito, quindi sono gradite domande, interventi, possibilmente non contro relazioni, nel senso che di questo libro dobbiamo discutere, e bene o male, voglio dire, capisco che magari è un libro che si presta a molteplici interventi, molteplici tentativi di interpretazione, però vuol dire questo è quanto è stato scritto. Chi vuole iniziare? Tutti d'accordo.
teniamo presente, come è stato ampiamente detto, che è un libro che individua pesanti responsabilità. Qui non siamo nel campo della... ci sono, nel mio libro troverete pochi se e ma, troverete molte affermazioni di quali gli autori, ovviamente dopo un lunghissimo lavoro anche di affinamento dei testi, si sono assunti la responsabilità, quindi questo torna a loro merito, perché non è che lancino il sasso ritirando subito dopo la mano. Vuoi venire qua? Sì. C'è il filo, ce n'è parecchio, mi pare. Così apro, rompo il ghiaccio. Allora, ho letto il libro, sono stato alla presentazione alla società letteraria e mi è piaciuto. Allora, prima di fare la domanda, volevo fare questa considerazione. Io sono nato nel 1960. Nel 1969 c'è stata la strage di Piazza Fontana e via via fino al 1980. Quindi la mia adolescenza, e penso per molti di noi qua dentro, e la mia giovinezza è stata caratterizzata da queste continue stragi, stragi nere e stragi rosse. Allora, una costante di questa vicenda, di queste vicende è che noi non abbiamo ancora la verità giudiziaria. Cioè non si è ancora, a parte la strage di Bologna, non si è ancora capito chi è stato, dal punto di vista giudiziario, a mettere le bombe, da un lato. Però abbiamo una verità storica, cioè sappiamo chi è stato. Ecco, quindi credo che sia importante in qualche modo dire questo, no? Non esiste una verità giudiziaria, esiste una verità storica. E da cosa è data la verità storica? È data da tutta una serie di persone che hanno cercato. E io metterei voi tra queste persone che hanno cercato. Cioè a dire la verità storica ci fa capire che è successo qualcosa e chi è stato, anche se non c'è stata la condanna. Allora, il vostro libro io penso che sia importante. Perché è importante? Perché ci permette anche in qualche modo di impedire l'oblio su queste cose qua. Perché sarebbe veramente grave che accanto alla mancanza di una verità giudiziaria, di una sentenza giudiziaria, ci fosse in qualche modo l'oblio, cioè ci si dimenticasse di queste vicende. Quindi il vostro libro, io credo, insieme a tanti altri, a questo merito, cioè di non farci, di aiutarci a non dimenticare. Vorrei anche dire che è vero che la magistratura non è arrivata, come dire, a dei risultati, però è anche vero che su questo percorso ci sono stati dei giudici che sono stati ammazzati. Il primo giudice è stato il giudice Alessandrini, che aveva indagato per primo sulla strage di Piazza Fontana, poi è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Però ricordo anche il giudice Occorsio, che aveva indagato su Ordine Nuovo ed è stato ucciso. Chiedo scusa, non faccio una conferenza. Volevo solo dire. E poi volevo anche ricordare il giudice Tamburino. Il giudice Tamburino che ha detto che se mi avessero lasciato indagare, probabilmente la strage di Brescia e di Litalicus non sarebbero successe. Queste cose sono scritte sul libro di Benedetta Tobagi. Una stella incoronata nel buio. Ecco, vengo alle domande. Allora, ci sono anche delle cose non condivisibili, non condivisibili rispetto ai fatti, ma rispetto alle analisi che voi avete fatto nel libro. E per esempio una è questa, no? Cioè questa contrapposizione tra destra e sinistra, come se la destra in qualche modo avesse attuato, cioè lo sappiamo qual è il motivo per cui sono successe queste stragi qua, è stato il perché l'Italia è un paese della NATO, non poteva, cioè la costituzione materiale di questo paese è che i comunisti non potevano andare al governo e quindi tutti i mezzi erano leciti per arrivare a questo scopo. Soprattutto quelli leciti. Leciti e illeciti, evidentemente. Però la domanda mia, e ne faccio due, una l'ho già fatta alla società letteraria,
e ve la ripeto perché ho tentato anche di dare una risposta, ed è questa. Uno dei grandi manovratori di tutte le vicende della strategia della tensione, penso che lo ricordiamo tutti, è l'ex senatore, perché è morto, l'ex senatore Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, referente della mafia, ma referente anche del mondo dell'estrema destra. Ecco, però Giulio Andreotti era anche il referente principale per il Partito Comunista all'interno del Parlamento. Cioè il Partito Comunista ha da sempre individuato in Andreotti l'interlocutore privilegiato per, in qualche modo, questo è una delle tesi di cui si dice e di cui si e questo è un punto di vista, cioè, voglio dire, comunque di questo si dice e si scrive che Andreotti è sempre stato l'interlocutore privilegiato del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva bisogno di avere un interlocutore nel mondo cattolico. E quindi questa è in qualche modo, dovrebbe spiegare anche perché il Partito Comunista in tante occasioni ha votato contro l'autorizzazione a procedere ad Andreotti. Questa è una questione, se volete rispondere, comunque questa è una tesi. L'altra questione è questa però, il problema rispetto alla destra eversiva del nostro paese è questa. Noi abbiamo avuto una destra eversiva che però in qualche modo, il Partito Comunista è stato un partito che non ha mai in qualche modo, non si è mai sganciato da Mosca, non si è mai sganciato da quella che era il legame originario. Allora, la domanda che mi viene da fare è questa. Noi abbiamo avuto una destra di questo genere, strumento della strategia americana, anche perché abbiamo avuto una sinistra che non ha mai fatto, come in Germania, un passaggio, un distacco, in qualche modo non ha mai capitalizzato i voti che otteneva, che riceveva, per un cambiamento del nostro paese. Cioè, questo legame con l'Unione Sovietica ha impedito e ha fatto un sacco di guai, un sacco di guasti nel nostro paese. Non abbiamo mai avuto l'alternanza e ancora oggi paghiamo per questo. E io credo quindi, per concludere, che il Partito Comunista abbia avuto una grossissima responsabilità, non dico materiale, ma proprio dal punto di vista ideologico. Perché non c'è stata una quella che si chiama, anche qua in Italia? Perché il Partito Socialdemocratico in Germania l'ha fatta e qua in Italia no? E noi ci siamo visti costretti ad avere una non alternanza al governo, perché abbiamo avuto per 40 anni sempre lo stesso schieramento al governo. Ma questo è anche colpa del Partito Comunista. E una destra di questo genere, secondo me, pur avendola ereditata, comunque è una destra che ha avuto spazio perché c'era l'impossibilità di un'alternanza. Chiudo con questa considerazione. Ne ha accennato Giorgio Tricarico all'inizio, no? Prendendo l'articolo dall'Espresso. Cioè ci sono molti nipoti di questi soggetti che in qualche modo oggi, non voglio buttarla in politica, però ci sono molti i nipoti di questi soggetti che oggi trovano in Tosi, cioè nel sindaco di Verona, un punto di riferimento. Ecco, potete fare una considerazione su questo? Grazie. Io non sono io che devo rispondere, anche perché quelle espresse sono più che domande, sono considerazioni che fra l'altro rischiano di portarci un po' distante da quello che era l'assunto del libro. Anche perché credo che parlare di Tosi non sia proprio la serata. Voglio dire, esistono a Verona anche altre pubblicazioni curate anche dall'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza che parlano di questi, se volete io vi segnalo la città in fondo a destra, che è della collana Venetica edita dall'Istituto Veronese insieme con, che parla appunto di questi fatti, ma addirittura fa dei collegamenti con le brigate giallo-blu ad esempio, ma non credo che sia questo il tema. Volete intervenire? Vuoi che parliamo delle responsabilità o partiamo da Andreotti? Parliamo da Andreotti.
Ma sì, non c'è che ti ho fatto segno di no. Andreotti indubbiamente è stato un interlocutore del Partito Comunista, perché Andreotti rappresentava il vero potere, vuol dire il potere del cattolico collegato col Vaticano, collegato, cioè era il democristiano conservatore. Però l'interlocutore cardine del Partito Comunista era Moro. È stato Moro che voleva portare il Partito Comunista, ed è avvenuto proprio lì, sono cominciati proprio lì i suoi guai, che voleva portare il Partito Comunista ad essere accettato in funzione della presa del potere, o della condivisione del potere, perché l'accettazione del Partito Comunista al potere era semplicemente non accettabile da parte della società italiana, o meglio del potere italiano che si era costituito, e tutto quello di cui abbiamo parlato rappresenta proprio il fatto della volontà di contrapporsi a questa possibilità. Il blocco comunista dell'Unione Sovietica, dei partiti dei paesi dell'est, era un pericolo reale, non era un pericolo non esistente. Vuol dire, il nostro caro presidente Napolitano è stato colui che in Parlamento ha sostenuto che l'intervento in Ungheria è stato un intervento dovuto, l'ha detto lui, è stato scelto lui a fare il discorso in Parlamento. Quindi Napolitano non credo che sia titolato a rappresentare la sinistra nel suo intero. Io non ho mai avuto un gran parere di Napolitano, ma questo è proprio l'esempio classico dell'uomo disposto da una parte a rappresentare il più duro estremismo di sinistra, per poi rappresentarsi come moderato e presidente di uno Stato che viene accettato. No? Ma voglio dire, Moro è stata la figura che ha rappresentato. Andreotti era la figura sostanzialmente di collegamento tra la malavita mafiosa, tra il Vaticano stesso, e vuol dire, è stata la figura centrale degli anni, 7 volte mi pare è stato presidente del Consiglio, no? Mi pare 7 volte, no? Tante. E l'accusa di mafia, l'accusa di mafia è la storia della strategia della tensione, è personaggi che non vengono condannati perché vengono prescritti, perché vengono deviati i processi, perché non vengono o vengono condannati, ma intanto entrano in prescrizione. È un classico, no? Tu vieni condannato per una cosa, ma intanto entri in prescrizione. Nel momento in cui entri in prescrizione, vieni ritenuto non colpevole, stranamente. Questo è successo a Andreotti, voglio dire, no? Colpevole, ma siccome sei andato in prescrizione, non vieni condannato, no? I responsabili di Piazza Fontana non vengono, Freda Ventura, no, i massimi accusati, non vengono condannati da quel processo. Il processo però viene spostato da Milano a Catanzaro, no? Perché viene spostato da Milano a Catanzaro? Non c'è nessuna motivazione né territoriale né ambientale, voglio dire, cittadinamente Catanzaro con il processo di Piazza Fontana. Viene spostato per motivazione, questa è scritta, motivazione è per proteggersi dai pericoli di infiltrazione e dalle istituzioni pubbliche, di piazza, no? Questa era la motivazione per cui è stato spostato a Catanzaro, se non che esiste anche un giudice a Catanzaro, e il giudice di Catanzaro è andato avanti nel processo, e non come ha voluto il potere, è andato avanti bene nel processo. E ha concluso con la colpevolezza di Freda Ventura. Allora cosa hanno fatto? L'hanno spostato da Catanzaro e l'hanno portato a la Cassazione, no, dico l'appello, l'hanno portato a Bari naturalmente, condanne e miti, arrivati in Cassazione, Carnevale trova la virgola fuori posto, annullamento del processo. Questa è Piazza Fontana. Salvini, sapete di cosa si interessa adesso? Di calcio scommesse. Questa è l'Italia
di cui dobbiamo aver paura? Dobbiamo aver paura di quello che hai detto tu prima, della sinistra che diventa connivente, della sinistra che diventa disponibile, che è stata disponibile. Io credo nella mia gioventù, io non sono stato un iscritto a partiti in quegli anni, sono stato un simpatizzante, ho votato il PC, ho votato anche i radicali, voglio dire, le battaglie radicali erano quegli anni 70, erano ideali. Io ho vissuto però anche quegli anni, ho vissuto negli anni 70, nei primi anni 80 a Padova, quando facevo i primi anni di medicina. E a Padova c'era Tony Negri, ragazzi. Tony Negri. Tony Negri, vuol dire, a Padova tu alla sera non uscivi. Adesso tu vai a Padova, mio figlio abita in centro Verona, sono città splendide. Tu vai fuori, pieno di vita, ma in quegli anni no. In quegli anni tu uscivi da casa tua e non potevi girare Padova, perché andavi incontro a persone che ti pestavano, andavi incontro a manifestazioni per cui neanche ti azzardavi a avvicinarti. Cioè, erano città morte quegli anni lì. Verona era città morte non solo per la droga, per questi motivi qua, erano pericoli. Ma per tornare a bomba, la connivenza della destra con la sinistra, che al giorno d'oggi è diventata di ordinaria follia, no? Allora era pensato come qualcosa di impossibile, e invece ai livelli alti lo era. Forse l'unico personaggio che garantiva era Berlinguer, alla fine, forse era l'unico personaggio che garantiva, perché aveva il coraggio di essere onesto. Aveva il coraggio di rappresentare comunque, era una figura Opertini, voglio dire, figure che erano accettate da tutti come persone oneste, come persone credibili, come persone che potevano, ma gli altri erano tutte persone che in qualche modo difendevano solo interessi. Sentiamo qualche altra domanda? Vorrei aggiungere una cosa sola. No, sono d'accordo con quanto è stato detto, ma volevo aggiungere una cosa relativa a quell'intervento che è stato fatto, che tendeva a dare principalmente la responsabilità al Partito Comunista per la mancata evoluzione democratica del Paese. Non sono assolutamente d'accordo. Cioè, io penso che il Partito Comunista abbia molte responsabilità e peccati da farsi perdonare, molte cose discutibili sulle quali si dovrebbe indagare e discutere a fondo, ma non condivido assolutamente quella lettura per cui il nostro paese ha trovato limiti nell'espressione della sua democrazia istituzionale per colpa del Partito Comunista. Non sono assolutamente d'accordo. Il fatto molto grave che invece chi è intervenuto riteneva quasi accettabile è che da parte degli Stati Uniti c'era il divieto assoluto che il Partito Comunista arrivasse a condividere responsabilità di governo. Questa era la cosa anomala, perché il Partito Comunista era in ogni caso legittimato nella sua attività come partito politico come a tutti gli altri, e non c'era assolutamente nessuna ragione istituzionale che consentisse di dire il Partito Comunista non deve arrivare al governo. Lo dicevano gli Stati Uniti, perché naturalmente per ragioni di equilibrio internazionale temevano questa cosa, ma questo impedimento era non solo arbitrario ma assolutamente incostituzionale.
chiamo Aldo. Non ho letto il libro, sono sincero, no. Mi propongo di leggerlo perché ne ho degli altri qui e allora lo metto fra quelli da leggere dopo. Ecco, io sì, ho 70 anni quest'anno e ho vissuto, sono sempre stato operaio. Ho vissuto in parte le vicende del 68 perché ero operaio allora in una zona calda, quella dell'Emilia Romagna. E ecco, quindi e le fasi successive, poi anche per una mia indole personale mi sono sempre interessato a quelle che erano che l'attività politica, i movimenti, quello che stava succedendo nella società. Ecco. Io sono contento che sia stato pubblicato questo libro perché io credo che sia, come si è detto anche prima, una delle poche pubblicazioni che cerca di mettere luce su tanti aspetti che noi non conosciamo. Ecco, mi è piaciuta l'affermazione che ha fatto Tutino all'inizio, quando ha detto, ed è la prima volta che io la sento in un pubblico, così, in un incontro pubblico, dove si dice che l'Italia è stata ed è un paese a sovranità limitata. Quindi vuol dire che non siamo un paese completamente libero. Non lo è stato e non lo siamo adesso. È la prima volta che lo sento dire. È una cosa, è un'affermazione molto grave, secondo me, che non si sente mai, non si ha il coraggio di dirlo, che non sappiamo niente, l'Italia è stata liberata, c'è stata la resistenza, ci sono stati gli alleati che hanno fatto questa liberazione, ma non sappiamo niente degli accordi segreti che questa che cosa comporta, il prezzo di questa liberazione non lo sappiamo. Si può dedurre dagli avvenimenti che sono successi dopo che probabilmente noi siamo un cane attaccato a una catena oltre a cui non possiamo andare. Ecco, quindi io ringrazio per questa affermazione. No? E poi mi è piaciuta anche la distinzione che è stata fatta dal dottor Bella quando si è sottolineato che la strategia della sinistra, i morti vanno tutti rispettati e chi uccide va condannato comunque, sempre. Però ecco, c'era questa distinzione, sparare nel mucchio e uccidere e fare stragi era una strategia che ha uno scopo, quello di eliminare l'avversario politico o l'avversario che non condivide la tua idea, è un'altra cosa. Ecco, purtroppo, come si è detto, passa nell'opinione pubblica che gli anni di piombo sono stati gli anni della sinistra avversiva che voleva buttare il casino, fare cose, no. Ecco, su queste cose, ecco, noi, anche il fatto che su questa non c'è un'informazione chiara, vuol dire che c'è una strategia dietro che vuol far capire alla gente una certa verità e non la verità questa delle cose. Ecco, quindi io sono contento di questa sera e come ho detto è la prima volta che sento questa affermazione così forte, l'Italia non è un paese completamente libero. Ecco, grazie. Io sarò brevissimo. Ritorniamo ai fatti. Secondo me bisogna tenere presente che in quel periodo c'era la cortina di ferro e c'era la guerra fredda. Sono due fatti ininfluenti. Hanno il loro peso per spiegare perché la destra si è comportata in un certo modo. E poi non condivido la distinzione tra terrorismo rosso o terrorismo nero, per me sono alla pari. Sì, raccogliamo magari una serie di... Mi è piaciuta l'introduzione, quella di dire, beh, queste robe non le ha mai scritte nessuno, almeno noi abbiamo messo giù due righe, che resti qualcosa per chi non lo sa, per i giovani che a scuola di questa roba non ne sentono proprio parlare. Insomma, in questo periodo dove io sento continuamente invocazioni all'oblio, cioè la voglia di dimenticare e di guarire queste ferite, appunto dimenticando, io dico questo libro ci vuole, ma addirittura vi faccio ancora anche una domanda,
non avete voglia che ci sia anche magari un seguito? Dovrebbe chiederlo alle famiglie se hanno, eh. Perché questo libro per come è strutturato, perché ci siamo poi nella, ovviamente nella serata poi si finisce di parlare molto e con molto senso, ma questo libro contiene della, tutta la trascrizione dei processi che apparentemente sembra una parte difficile, complicata e un po' pesante, ma che invece illumina anche su su come, intanto come vengono condotti gli interrogatori degli imputati, dei presunti imputati, e dà l'idea, ed è attraverso le parole sia di chi interroga sia di chi risponde che si delinea un quadro che non è solo probatorio, non è solo un quadro, ma un quadro proprio di realtà sociale. Ecco, io almeno io l'ho interpretato così, anche se mi rendo conto che non è una lettura che uno possa fare sotto un ombrellone d'estate, ecco, magari sono altre quelle, però voglio dire, se uno ha la voglia e magari riesce a concentrarsi su queste fatte, ne ricaverà ulteriori elementi importanti. Allora, Eugenio, volevo venire alle tue domande. Le stragi sono tutte uguali e gli assassini sono tutti uguali. Gli assassini sono tutti uguali, cioè vuol dire i morti sono morti e sono morti per cause non condivisibili, vuol dire, no? Tu sei ai nostri tempi, tuoi, miei, gli altri, c'era un senso di appartenenza molto forte. C'era chi apparteneva ai movimenti di destra, c'era chi apparteneva ai movimenti di sinistra, c'era chi apparteneva ai movimenti della Democrazia Cristiana, ma c'era una cultura politica molto forte che spesso evadeva, cioè che spesso andava oltre. E questo era il mondo di mezzo, come l'ho chiamato Camminati, no? Cioè quello che usciva dalle righe, rimaneva dentro, rimaneva fuori, rimaneva dentro, rimaneva fuori, forse andava di là, andava nella malavita, forse andava di là, andava nell'estremismo politico, forse andava di là e spacciava droga, voglio dire, la criminalità, le uccisioni non sono mai condivisibili. Se tu mi chiedi se io condivido in qualche maniera una minima idea di uno dei fatti del Brigatista Rosso, ti dico pacificamente neanche uno. Cioè, vuol dire, non è possibile condividere delle idee di questo tipo, ma è altrettanto vero che una distinzione, cioè io non ho voluto giustificare l'estremismo di sinistra dicendo guardate che quelli di destra fanno così e quelli di sinistra fanno quella, no, non è la minima intenzione questa, cioè il Curcio o il Franceschini o il Moretti che ammazzano Moro, che ammazzano Piersanti Mattarella o che sono i mandanti, sono tutti soggetti da condannare, da condannare per primi, in maniera tale che tu fai piazza pulita nel dire guardate con quelli io non voglio avere a che fare. Però quando faccio un'analisi la faccio in maniera differente, cioè la mia analisi è ok, io non sono d'accordo né con uno né con l'altro, ma c'erano delle diversità di esecuzione. Se le stragi che sono state fatte erano fatte tecnicamente in maniera diversa e hanno avuto delle conseguenze ben diverse, vuol dire tu non puoi mettere sullo stesso piano gli 80 morti di Bologna con i 5 morti, poi sul piano ideologico sì, sul piano ideologico sì, perché sul piano ideologico tu dici non, o culturale dici sì, io non sono d'accordo minimamente né con uno né con l'altro. Non giustifico né uno con l'altro, ma quando faccio un'analisi sugli avvenimenti e dico guardate che le stragi sono state fatte da quelli di destra perché erano fatte in quella maniera lì e i brigatisti invece colpivano nell'altra maniera, questo è storicamente accertato, vuol dire, non è che... Cioè, allora devi dire un evento in cui i brigatisti abbiano fatto una strage anonima, voglio dire, come ha fatto Bologna. Allora sì, ti capisco. Scusa René, uccidere un personaggio come Moro, la sua scorta,
è una cosetta da poco, non è uccidere una persona. Infatti lo sto dicendo, no? No, ma voglio dire, ha un significato alla fine, tra Bologna e l'uccisione di Moro, io non vedo differenze sostanziali, in nessun genere. C'è una differenza sostanziale. Per me no. Perseguono entrambi lo stesso obiettivo, quello di tenere a distante il Partito Comunista al potere, e entrambi lo stesso obiettivo. Ma questo è storicamente dimostrato. Ma... cioè, è proprio la sostanza cioè, voglio dire, noi abbiamo un falso concetto che adesso fortunatamente nei giovani non c'è quasi più, voglio dire, forse un merito dei giovani è proprio questo. Che i giovani sono ignoranti, scusate giovani, ignoranti per quanto riguarda la conoscenza di quegli avvenimenti, e anche noi siamo ignoranti, è che li veniamo a conoscere perché c'è chi indaga, c'è chi scrive, non parlo di noi, ma in tanti avvenimenti, Massimo Calminati chi è che se lo ricordava, voglio dire, no? Ma invece adesso stanno venendo fuori sempre notizie nuove, e queste le possono sentire anche i giovani. Però storicamente, se loro non acquisiscono queste notizie dalla scuola, dalla lettura, dalla televisione, da internet, voi siete i maghi di internet, quindi loro tutte queste cose le possono ottenere da internet, tutte le notizie possibili, perché tutti questi processi poi ci sono su internet, sono tutti pubblicati, per cui non c'è nessun problema. Se noi non facciamo questo passaggio culturale di capire e di far capire ai giovani, noi avremo sempre una democrazia incompiuta. Cioè, voglio dire, tornando alla mia antipatia personale verso Napolitano, com'è concepibile che in uno Stato democratico un Presidente della Repubblica non vada a dire all'opinione pubblica, che è la prima che ha diritto di sapere, cosa hai detto al giudice, al vicepresidente del CSM, Mancino. Cosa hai detto a Mancino riguardo alle questioni di mafia? Stato mafia. La trattativa di Stato mafia è passata attraverso quelle telefonate, perché tu non ti sei sentito in dovere di dire all'opinione pubblica italiana cosa hai fatto, ed è un uomo di sinistra, e io sono perfettamente d'accordo che quell'uomo in quel posto non ci poteva più stare. In Germania un uomo non ci sarebbe stato, in Inghilterra un uomo non ci sarebbe stato, negli Stati Uniti men che meno. L'opinione pubblica avrebbe detto: tu presidente caro mio, te ne vai a casa. In Italia queste cose non accadono mai, non accadono né per la destra, non accadono né per la sinistra, mai. Allora forse il concetto di destra sinistra in questo momento storico va analizzato in maniera diversa, sì, ma e va interpretato in maniera diversa. Invece noi lo interpretiamo sempre ancora di quelli della nostra generazione come un senso di appartenenza. Senso di appartenenza che forse supera la logica. Ci sono sì due mani. Sì, prima io. Sì. Poi. Mi chiamo Giovanni. Dunque, secondo me c'è. Io non sono. Vorrei ritornare su quel punto lì. Che parlare di destra e di sinistra riguardo al terrorismo mi sembra un po' appunto rientrare in quella logica di appartenenza che oggi non esiste più, ma neanche allora, perché la regia era la stessa. Cioè, quando sappiamo che, un dato certo, il rifugio di Moro, l'appartamento in via Gradoli, era del SISDE. La macchina del ciclostile con cui stampavano le cose era del SISDE. Quindi vedete che non ha senso dire ma quelli erano brigatisti, agivano secondo un filo, per quanto folle, politico, mentre gli altri erano dei sanguinari. No, per me è una distinzione illusoria. La regia è la stessa, gli infiltrati nel terrorismo sono da una parte e dall'altra e vengono sfruttate le caratteristiche di base di questi terroristi di destra e di sinistra a seconda della bisogna. Uccidere Moro, che il giorno dopo il rapimento doveva fare il concordato storico,
ci mostra chiaramente che come può essere che un terrorista di sinistra va a ammazzare proprio quello che il giorno vuol fare. Secondo me è lampante questo. Ecco, poi a proposito dell'Italia, noi siamo un paese, il paese delle anomalie. La prescrizione, se noi andiamo a Londra a chiedere un inglese, non sanno neanche cosa sia, non esiste. Qui c'è l'impunità. Tu hai i soldi, hai il potere per poter dilatare la vicenda giudiziaria, tu sarai impunito. Infatti, in carcere, in italiano, di colletti bianchi, per dirci, sono 240 in tutta Italia. In Germania 1200. Quindi sappiamo tutti che è più facile che i tresconi siamo noi più che i tedeschi, eppure qua 240 e là 1000 sono quelli che sono. È bravo. Un'altra anomalia. Abbiamo tra gli amministratori della giustizia i carabinieri. I carabinieri sono dei soldati. Trovatemi un paese evoluto, democratico, dove ti ferma per strada un soldato a chiederti i documenti e a controllarti di fino com'è nel compito dei carabinieri. Grazie. Anche se volete parlare della... se avete incontrato nel vostro studio, la vostra indagine, e il comportamento di quelli che dovevano vigilare, come si sono mossi? Grazie. Era signore, in fondo. Prego. Mi chiamo Alessandro, piacere. In quegli anni lavoravo a Verona e facevo il sindacalista anche in fabbrica, delegato sindacale. Allora esistevano. E ho vissuto quegli anni in modo molto tormentato, vorrei dire da protagonista, nel senso che lavorare in fabbrica e fare sindacalista a quei tempi aveva un senso e c'era una classe operaia che reagiva e che ha il merito, secondo me, di aver difeso in quegli anni la democrazia, che ha rischiato molto. E quindi io mi sto un po' meravigliando che in questa sala ci sia una certa assuefazione alla faccenda, o almeno questa è la mia impressione. Cioè, a me la pancia mi ribolle quando merito dei signori che hanno scritto questo libro hanno riportato alla memoria degli anni che sono stati veramente terribili per l'Italia. E noi oggi qui ne stiamo parlando con un senso quasi di... dice, vabbè, l'Italia è così... Cioè quasi ne troviamo una, questa è la mia impressione, no? Una giustificazione. Ma in questa sala io penso che ci siano, immagino, non lo so, io non mi conosco, abito a Colagnola e Colli da pochi anni, nipoti, parenti, amici, conoscenti, delle persone che sono state nominate in questo libro. E beh, come vi sentite? Mi piacerebbe, no, dal punto di vista proprio del disagio, non tanto delle analisi storiche, che sono importanti anche quelle, ma del disagio, la responsabilità è anche nostra, forse principalmente nostra, per aver permesso e continuare a permettere che l'Italia sia una democrazia incompiuta, che
In Italia le responsabilità non vengono mai punite, trovate. La verità in Italia non è mai appurabile. Allora, per noi questo è diventato normale. Noi viviamo questa normalità. Ce ne rendiamo conto fino in fondo. Ecco, io faccio fatica, sinceramente, ma ringrazio molto gli autori di questo libro per aver riportato alla memoria degli episodi che quasi si è preferito in qualche misura dimenticare. Io non sono d'accordo con chi riporta in attuale la teoria di quei tempi degli opposti estremismi, i quali avevano la medesima responsabilità di quello che stava accadendo. Non è così, perché anche gli estremismi di sinistra che se rendessero conto o meno erano strumentalizzati dagli apparati di potere che hanno compiuto, manovrato e in un certo senso organizzato le stragi di quegli anni. Il sequestro Moro non è stato, secondo me, è stato attribuito a un movimento di sinistra estremista di quegli anni, ma quel movimento, se quando è nato può darsi che fosse effettivamente con l'intenzione di opporsi al movimento di destra, ma nel periodo in cui è avvenuto, secondo me, il sequestro Moro, quando è avvenuto il sequestro Moro, era strumento nelle mani dei servizi segreti italiani e americani. Tanto è vero che Moro era già condannato ancor prima che venisse, cioè era condannato dallo Stato italiano, era condannato dalla Democrazia Cristiana stessa, era condannato dai servizi segreti e non poteva uscirne vivo. Ci rendiamo conto di questo? Ora, il fatto che oggi queste cose se ne riparla è un grande momento, ma stiamo ancora, come ha detto qualcuno all'inizio, in una democrazia manipolata. Il golpe, che non è stato portato a compimento completo, ma l'obiettivo era quello, era teorizzato, era Gelli, vi ricordate, in certi nomi che teorizzavano e avevano tutto già pronto per compierlo. Evidentemente deve essere arrivato qualche ordine non italiano a fermare le cose. Oggi stiamo assistendo a un, forse è un po' troppo chiamarlo golpe, però ad una manipolazione della democrazia. È stato scelto di non fare il golpe violento allora per fare in modo che potesse avvenire, essere realizzato in modo strisciante e occulto, comunque attraverso i vari governi che si sono succeduti negli ultimi 20-25 anni, e anche quello attuale, se permettete, il mio punto di vista, senza voler accusare apertamente nessuno, ma comunque strumenti, governi strumenti, l'Italia non è un paese che, in cui il governo sia
effettivamente in uno Stato indipendente. Non è uno Stato, l'Italia non è uno Stato indipendente. Grazie. Se i relatori sono d'accordo, concludiamo la serata, anche perché dopo due ore... Sì, beh, ha fatto no, intervento. Prima. Il signore che aveva fatto l'intervento sui carabinieri. Sullo stato, sulle condizioni, diciamo, di quello che è la difesa del nostro paese, diciamo, anche a livello proprio della difesa del cittadino, no? È vero, i carabinieri è la polizia militare, no, l'MP degli americani, no? E sono gli unici che hanno il controllo del territorio, non è la polizia. La polizia sta a Verona, la polizia sta militare, invece no, la polizia militare è, perché la polizia militare di per sé è polizia militare, i carabinieri sono militari, quindi dovrebbero avere il controllo del personale militare, non del personale civile. Invece in Italia succede che se uno si riferisce a una persona che ha la conoscenza di qual è la situazione della criminalità del territorio, va dai carabinieri, non va dalla polizia. Nel libro, per quanto riguarda invece le figure che vivevano gli estremismi e operavano all'interno delle strutture di polizia o di cosa, c'è una deposizione del questore di allora, che si chiamava Lelio Di Stasio, e la deposizione è del 2009, quindi è del tutto recente. Il processo di Brescia, ricordiamoci che è ancora aperto, non è chiuso, Stranamente non si capisce perché a 3 anni di distanza non venga riaperto, lo chiudiamo del tutto o lo riapriamo per trovare dei colpevoli, ma lasciarlo fermo 3 anni non so che senso abbia, insomma. Al di là delle prescrizioni, voglio dire, appunto. Questo Di Stasio fa delle affermazioni assolutamente incongrue durante la deposizione. Cioè, se lo facesse oggi, uno lo prenderebbe e dire: senti, questa è una falsa testimonianza, tu ti metto via per un po'. Nel senso che lui diceva: ma scusa, ma Soffiati cosa veniva a fare da voi? Entrava, usciva dalla questura e veniva con la pistola in tasca. Tanto che gli dicevano: guarda che la pistola che ti sta venendo spuntando fuori, forse è meglio che te la metti in macchina, perché stai girando per la questura con la pistola in tasca a carpire notizie. Non a dare notizie, perché lui si spacciava per agente segreto e agente confidente della polizia. In realtà lui andava lì per avere le notizie. E ci andava con le armi. Cioè, vuol dire, qual è il cittadino che può permettersi, se non sostenuto dallo stesso dalla struttura portante della questura, a entrare e uscire in quella maniera lì, no? Tanto vero che quando hanno voluto prenderlo, sapevano dove trovare le armi, sapevano dove le aveva, sono di casa sua, in via Stella, e sono entrati e ne ha trovati abbagonati, insomma, di armi. Vuol dire, quindi, la struttura di difesa del cittadino lo diventa solo parzialmente, lo diventa solo nel momento in cui il cittadino va incontro, cioè se io andassi in questura perché sono accusato di qualcosa, credo che... mi sentirei proprio tranquillo, no? Lui era un estremista di destra, un assassino fondamentalmente, no? Uno che era disposto a fare tutto, che tutti sapevano, perché qui si trovavano il questore, gli estremisti di destra, gli uomini dell'MSI, per esempio viene indicato varie volte la presenza di Pasetto, tanto per dire, se vi ricordate Pasetto, che è morto prematuramente, ma qui ci veniva. Addirittura il padre di Soffiati diceva: quando arrivano i militari americani con i loro macchinoni, voi sulle panchine della chiesa del monte non vi potete sedere, perché lì passano dei soggetti che voi non dovete vedere, no?
Quindi andava lì e mandava via la gente e veniva su Spiazzi, colonnello dell'esercito, voglio dire. Colonnello dell'esercito. A proposito di Spiazzi e della Rosa dei Venti, io ho avuto l'onore nel 1980 di conoscere Tamburino. Perché Tamburino aveva, il giudice Tamburino aveva il papà che era ospite della casa di riposo di Trignago. E ogni tanto capitava lì, io in quei tempi c'era il processo aperto, quindi se ne parlava tutti i giorni sui giornali, capitava lì e ogni tanto chiedeva di suo papà, quindi si parlava un po' insieme, anche perché gli dicevo, beh, insomma, lei si sta dando da fare, mi sembra, no? E lui mi diceva che, guarda che la vita che stiamo facendo è una vita da cani. Lui veniva a Trignago, mi ricordo, e mi diceva che ogni volta che veniva cambiava percorso. Non solo, ogni volta che veniva gli cambiavano gli uomini di scorta. Perché se uno era Trignago è piccolo, se un uomo della scorta viene riconosciuto, la volta successiva sanno dove va Tamburino. Cambiava macchina ogni volta. No. Cioè, vivevano veramente in condizioni disparate. E questi giudici, e questo giudice, ma altri come lui, come Stiz, come Salvini, come tutti questi, in fondo, che vita hanno fatto? Hanno fatto una vita nel ricostruire le vicende nostre, per poi vedersi soffiate i processi, per poi vedersi annullati i processi. Addirittura Salvini è stato, Salvini è stato accusato da Casson di aver indotto Maggi, che era reggente di Ordine Nuovo a Venezia, era reggente di tutto il Triveneto per Ordine Nuovo, di avergli fatto un interrogatorio con violenza verbale. Ma che, voglio dire, ragazzi, stiamo parlando di gente che ha ammazzato a destra e a sinistra, che ha fatto le stragi di qua e di là, e nel momento in cui gli fai interrogatorio inquisisci il giudice che ti sta... cioè, non stai in piedi. Comunque è vero. La polizia, la formazione della polizia in Italia è assolutamente anomala. Ci sono finanza, polizia, tutti i gruppi non ufficialmente riconoscibili dal punto di vista della società civile, perché fanno parte del mondo militare. Carabinieri, per esempio. Non dovrebbero esserci. Perdono. Io smetto per un attimo, concedetemelo, smetto per un attimo dai panni del moderatore per due considerazioni mie, proprio di Giorgio Tricarico. Io mi sono iscritto a Scienze Politiche nel 1968, ho avuto come insegnante Toni Negri. Quell'anno lì è stato un anno incredibile per certi aspetti, esaltante ma anche deprimente. Là ho conosciuto parecchi numerosi extraparlamentari, si diceva così allora. Vi posso assicurare che il loro unico obiettivo era il Partito Comunista, altro non c'era. Cioè per loro era la distruzione del Partito Comunista. Quindi, se applichiamo il vecchio concetto latino del cui prodest, a chi torna comodo il terrorismo di sinistra, che c'è stato indubbiamente fuori discussione che sia stato, l'obiettivo era questo ed era l'identico obiettivo di quelli di destra. Altro piccolissimo ricordo personale, mio padre era tipografo, lavorava nella tipografia Ghidini e Fiorini in Borgo Venezia. Nella tipografia Ghidini e Fiorini stampavano il settimanale della Setaf Dispact, si chiamava. Ho conosciuto il redattore, era un sergente maggiore dell'esercito. Mio padre conosceva, io facevo il liceo, non conoscevo moltissimo l'inglese come lo conosco tuttora. Però mio padre era, pur essendo un operaio, era un operaio un po' particolare, ma conosceva molte cose. Conosceva bene l'inglese, imparato anche in tempo di guerra. Mi raccontava che metà del giornale era legato agli aspetti così della vita militare, della vita a Verona, di cosa si poteva fare, di come trovare whisky a buon mercato allo spaccio. Metà erano servizi che dovevano instillare nei militari americani senso di appartenenza e di difesa di una nazione che era in pericolo. Anni 65, 66, 67, 68. Cioè, per gli americani che venivano alla Setaf di Verona, l'Italia era un paese in pericolo. Doveva essere difeso da chi? Immaginate voi. L'ultimissima cosa, e ci salutiamo,
ringraziandovi per la partecipazione numerosa e per l'attenzione. Ieri stavo leggendo un libro, mi è capitata una frase di Asimov, che magari c'entra con i cavoli a merenda, non stavo leggendo questo libro, dice Asimov: la violenza è l'ultimo atto degli incapaci. Per me è molto significativa. Grazie e buonasera.